ASP1 e ASP2, assessore, due argomenti importanti. Nel primo caso i dipendenti, o meglio i sindacati, hanno proclamato uno sciopero a partire per il 9 dicembre a causa della situazione debitoria che vi è. Poi c'è l'ASP2 con la nomina del direttore generale Astolfi che viene contestata dalla Lega. Allora, per quanto riguarda l'ASP1, abbiamo ieri fatto un ulteriore incontro con i sindacati e le cooperative che gestiscono appunto questa struttura, e in effetti loro hanno lamentato il fatto che da alcuni mesi non percepiscono lo stipendio, però noi come regione, io appena mi sono insediato ho subito ricostituito il CDA per poi accelerare per quanto attiene la somma messa in bilancio pari a 3 milioni di euro, il cui 70% all'incirca sarà liquidato, come abbiamo detto, i primi di dicembre, entro comunque il 15 che chiude la tesoreria. Questa è la notizia sicuramente importante, ma a fronte della situazione debitoria è sicuramente un palliativo e quindi i sindacati si sono un po' risentiti di questa cosa. Però è una situazione critica che troviamo da diversi anni, quindi sicuramente ad anno nuovo faremo sicuramente il punto della situazione. Tra l'altro io ho chiesto una relazione a tutte le ASP per sapere la situazione debitoria, dopodiché insieme al Dipartimento Sanità, che è poi il Dipartimento competente a elargire i soldi delle ASP, dobbiamo capire perché ci sono questi accumuli di debiti e trovare quindi una soluzione tramite un piano industriale. Ecco, invece sull'ASP2, sulla nomina di questo direttore generale? Ma allora, lì c'è stata questa assemblea del CDA senza la presenza del Presidente, questa è una cosa un po' anomala, logicamente gli uffici del mio Dipartimento stanno un po' approfondendo tutta la situazione e nelle prossime ore sapremo un po' che cosa fare a fronte della relazione che mi farà appunto il dirigente dell'ufficio sociale. Potrebbe essere definita nulla questa nomina? Ripeto, mi è sembrato strano che un CDA si riunisca senza la presenza del Presidente, a meno che ci sia stato un impedimento, ma questo non mi risulta, quindi ritengo che vada approfondito la questione e attendo la relazione del dottor Pascale, a cui ho dato mandato per approfondire tutta la documentazione e accertare se ci sono state delle irregolarità. In questo momento voglio attendere appunto questo esito di questo approfondimento.